Arachne Web TV alla presentazione del libro di Anna Manna Clementi, Il gatto di Schrödinger, sonnecchia in Europa. Chiediamo all'autrice chi è questo gatto di Schrödinger e perché sonnecchia in Europa. Allora, io sono innamorata del binomio arte-scienza, no? È da sempre che batto su questa tematica che secondo me è degna di molti sviluppi. La multidisciplinarietà è il pilastro sul quale si fonda l'avvento di una nuova umanità, il confronto e lo scambio. Io non voglio togliere spazio, il mio libro è un'inchiesta sul concetto d'Europa. Per vedere se esiste, se è vivo, se è degno di sviluppo o se è definitivamente morto, come nell'esperimento di Schrödinger, il gatto chiuso nella scatola, che ci invita ad andare a vedere se è vivo o se è morto. È chiaramente una metafora, anche ironica. Attorno a questa metafora ho raggruppato firme famose, prestigiose del mondo culturale italiano. Chiedo scusa, sono raffreddata, forse perché ho parlato troppo e allora non voglio parlare troppo a lungo, però ci tenevo a presentare il professor Umberto Bernabai, che mi è stato vicino nello sviluppo di questo libro e nell'accostamento a tante personalità del mondo culturale. Proprio lui lancerà questa mattina in questa splendida facoltà di Economia e Commercio e nella meravigliosa biblioteca che la direttrice Nadia Ruffini ci ha messo a disposizione qui nel Centro Europeo di Documentazione Europea, che è un desk tra parentesi, quindi ci tengo a precisare questo aggancio con la realtà e con gli sviluppi reali. Ebbene, il professor Umberto Bernabai è il promotore di un progetto, di un'idea che secondo me illumina un po' tutto il percorso che ha fatto il libro fino ad oggi. Il libro è stato presentato all'Hotel Parco dei Principi a Roma a primavera, è stato presentato al Salotto Menotti dalla Fondazione Monini e della gentile signora Maria Flora Monini, grazie all'intervento del giornalista Elia Fiorillo, che è anche lui uno dei contribuenti al libro e alle tematiche del libro. Io non voglio aggiungere altro, sono stata a sentire, a vedere quello che gli altri avevano da dire e da proporre. Mi sembra che la proposta di Bernabai sia una proposta concreta, valida e di grande spessore in questo momento della società. Grazie. Grazie. Professor Bernabai, lei è entusiasta di questo libro? Sì, anche se questa cultura, diciamo, è una cultura che deve coinvolgere un po' tutti. Oggi viviamo in un momento di crisi globale e l'Europa sta arrancando o mostrando alcune deficienze. Si è fatta l'Europa economica, non si è arrivate all'Europa politica. Fatta l'Europa, bisogna fare gli europei. E la partecipazione di esperti, diciamo, di ogni ordine e grado ai convegni che hanno dato spunto per la stampa di questo libro, praticamente si sono espresse liberamente e hanno creato un insieme di perle che hanno sfociato in una collana preziosissima. Cioè, rileggendo questo libro, io mi sono accorto con veramente grande stupore e meraviglia che tutti gli argomenti sono stati trattati in una maniera, diciamo, intanto molto sintetica, una maniera anche completa, di alto livello professionale, e quindi rappresentano oggi lo status quo da cui partire. Quindi la cultura da cui partire per creare gli europei. E non ho trovato altre opere molto significative da questo punto di vista, diciamo, della formazione. Mi riferisco soprattutto alla formazione dei giovani. Ci sono interventi, diciamo, di un ordinario di psicologia, di un ordinario di sociologia, e mettono soprattutto in crisi l'aspetto che alcuni giovani, quella minoranza che poi sfocia anche in quel gruppo del 42% di disoccupazione giovanile, che probabilmente non è preparata alla vita. Fare cultura è la cosa migliore in questo momento, e bene fa il governo
a dare priorità alla scuola. Questo è essenziale. Ma non solo, io aggiungerei che, esaminato questo testo, gli organi preposti della pubblica istruzione prendessero in considerazione un'adozione a certi livelli della scuola di questo testo e comunque a un manifesto che si rifaccia a principi del nuovo umanesimo. Lo trovo essenziale, poco costoso, subito attuabile.